La mia ragione vince la morte per sempre. Dobbiamo credere nel terzo principio della legge dinamica. Secondo questa legge, ogni azione è complessa. Ogni azione esiste in positivo e in negativo. Vuol dire che vado verso la morte con la materia e l'elettricità e vuol dire che ritorno dalla morte con l'antimateria e il magnetismo. Il mio punto di morte è solo un punto di inversione e conversione tra il mio materiale progresso elettrico e il mio antimateriale e magnetico ritorno. Questo punto di conversione è nel bel mezzo della mia vita. Questo punto è come l'esodo nel Mar Rosso degli ebrei. Gli ebrei arrivarono nel deserto dopo una vita vissuta interamente nell'abbondanza in Egitto, sotto il morso del faraone, come gli ebrei, oggi stiamo vivendo nella ricchezza del possesso delle cose che abbiamo, valutandole attraverso il suo inverso, la povertà. Siamo contemporaneamente in entrambi i luoghi, nel deserto che ci consente di godere in questa terra d'Egitto. La nostra Pasqua è la morte apparente, ma che non è una morte, ma un punto di conversione. La mia ragione, vedete, vince la morte per sempre. Siamo già convertiti con potenza divina in un punto di conversione collocato al centro della nostra vita bilaterale. Ed è così, in modo che tutti possano fare il controllo perfetto, il bilancio perfetto della propria vita, attraverso il vero e proprio bilancio economico fatto tra l'entrata e l'uscita, positivo e negativo, perché ogni uomo possa assumere liberamente la sua veste interiore, fissare il suo interesse personale. È l'interesse personale sulla vita il centro delle intenzioni divine su ciascuno di noi. Il sistema onnipotente in cui noi siamo vuole che ognuno scelga liberamente questa sua veste interiore. Dopo che ogni fede che esiste al mondo ha invitato ciascuno alla conversione,
dobbiamo sapere che al centro della nostra vita Dio ha già piazzato questa conversione. Ma questa stessa è la vera prova che la morte non è una morte, ma solo una conversione tra le due parti inverse della stessa nostra complessità. Se gli uomini sono in grado di essere convinti dalla verità di una legge, allora sono veramente in grado di non temere più la morte, di non temerla più per sempre. Ma gli uomini non sono in grado di farlo. E le mie parole sono spese, purtroppo, invano.